Il rito funebre si è tenuto nella sua chiesa, dove per ben 43 anni ha celebrato le sante messe, ha battezzato, celebrato matrimoni e cresciuto intere generazioni. Oggi pomeriggio, alle 15.30, la comunità di Carrara di Fano ha dato l'ultimo saluto a Don Pier Giorgio Giorgini, parroco della parrocchia di San Cesario. Scomparso lunedì scorso, all'età di 78 anni, Giorgini era ricoverato ormai da alcune settimane a causa di un tumore. Dal 30 agosto dello scorso anno era diventato collaboratore parrocchiale dopo l'ingresso del nuovo parroco Don Ivan Bellomarì, che ha affiancato per diverso tempo. Memore di tante battaglie locali, Don Pier Giorgio era un uomo sensibile al tema ambientale, tra i temi più discussi quello della centrale elettrica e quello dell'ex cava Solazzi sotto la lente di ingrandimento per essere stata luogo di rifiuti depositati illegalmente. Amante anche della musica, la celebrazione è stata arricchita dalle voci e dalle note del coro parrocchiale. Negli spazi esterni alla chiesa, tantissimi fedeli hanno preso parte alla funzione tenuta dal vescovo della diocesi, Armando Trasarti. E anch'io, come la chiesa di Fano fosse un Cagli Pergola, dobbiamo dire un grazie a Don Pier Giorgio per quello che ha fatto, per la sua intelligenza, per la sua professione scolastica, per la sua competenza anche di discernimento, per l'amore alla musica, all'arte, al bello, per il bene quasi passionale, presumo, che ha avuto per questa comunità, ma senza dubbio anche per la nostra Chiesa. E vi dico la verità, se ha voluto bene a me, e ne sono convinto, e me l'ha detto tante volte, ma non basta a me, Don Armando. Perciò quel bene che mi viene dato lo gradisco in quanto è riflesso del bene di tutti i preti e della diocesi. Volendo bene a me, si riconosca il bene alla nostra Chiesa, alle nostre Chiese, a tutto il nostro popolo. Dio l'abbia in gloria e noi tutti dia qualche buona vocazione alla vita cristiana, alla vita matrimoniale e, perché no, alla vita di presidenza nelle comunità. Anche il sindaco di Fano, parrocchiano di Carrara, ha raccontato i suoi trascorsi col parroco, come anche i fedeli che si stringono attorno a questa grande perdita per la loro comunità. La comunità cristiana che hai servito per tanto tempo e con dedizione ti saluta e rende grazie a Dio per la tua paternità, Dompi. Chiunque, a qualunque ora, poteva bussare alla tua porta e trovare casa, e ripartire da lì con un po' più di pace nel cuore. Adesso siamo certi che sei entrato nella gioia del tuo Signore, servo buono e fedele, vigilante nell'attesa. Fatti onore, Don. All'uscita, accompagnato da tanti applausi, il feretro è partito alla volta del cimitero di Sant'Andrea in Villis.